Un quadro ritrae una natività con le figure della Madonna e San Giovannino, di scuola italiana e di epoca rinascimentale, secolo XV. Questo quadro è attribuito al maestro fiorentino Filippo Lippi, ma anche al ghirlandaio e a De Tondo Miller. In alto a destra appare un corpo volante ben distinto dal sole. Le caratteristiche dell'oggetto discoidale sono indubbiamente singolari. Colpisce la sua collocazione in una scena in cui risaltano, in basso, un pastore ed il suo cane, che sembrano come rapiti dal fenomeno. Questo oggetto non può essere un UFO? Noi da sempre vi ripetiamo che la vostra storia è percorsa dalla presenza dei vostri fratelli dello spazio. Non potrebbe essere altrimenti, visto che la loro evoluzione vi supera di molto. Vi abbiamo anche detto, però, che la legge d'evoluzione non permette che la loro civiltà possa trasfondersi nella vostra, perché ogni civiltà deve percorrere il suo cammino evolutivo e non può avvalersi di quello di altre civiltà.